Ed eccoci a questo secondo capitolo. L'ho voluto chiamare l'iniziazione. Che cosa ti ricorda questa parola? Pensaci un attimo. Quali immagini ti fa venire in mente la parola iniziazione? A me in genere la parola iniziazione mi fa venire qualcosa di losco, di tetro, qualche setta segreta, qualche setta satanica, qualche massoneria. O sai, quei gruppi segreti dove c'è una sorta di guru o qualcuno che si eleva a guru che ti può iniziare. Iniziare a cosa non si sa, però lui ti inizia. E ti inizia in genere è una sorta di rituale che serve per fare scena e per farti accedere a qualche gruppo ristretto, segreto e spesso manipolativo. Ma questo è un'altra storia. E come sai, ho voluto dare un taglio molto scherzoso e soprattutto, come ho detto nel primo capitolo, non dobbiamo mai prendere nulla troppo sul serio. E proprio per questo ho voluto chiamare questo secondo capitolo l'iniziazione, perché è proprio quello che vorrò darti, una sorta di iniziazione a questo gruppo ristretto di gente che seguirà questo salto quantico, perché poi fondamentalmente diventeremo anche noi una piccola setta, non sarà proprio segreta perché sarà diffuso ovunque, anzi più lo diffondiamo meglio è, ma va bene così, e così prenderemo in giro anche un po' chi fa le iniziazioni, ma poi capiremo esattamente che cos'è un'iniziazione. Ma ci arriviamo tra un po'. Prima di tutto però voglio, per iniziare questo secondo capitolo, raccontarti una storia. Forse avrai sentito parlare o avrai letto da qualche parte del famoso saggio persiano Nasruddin. È un nome che, bene o male, se hai letto qualche libro del settore o letto qualche aforisma, capita spesso. Le storie di Nasruddin hanno girato un po' il mondo. E in questa storia c'era questo saggio persiano su una nave e come passeggero della stessa nave c'era una sorta di pomposo erudito che aveva studiato chissà cosa e chissà dove. E allora riconobbe il saggio e volle mettere alla prova la sua conoscenza. Allora va da Nasruddin e gli chiede con fare pomposo: ma dimmi tu, hai mai studiato meteorologia? E Nasruddin: no. Ma che vita sprecata! Se l'avessi studiata avresti potuto comandare e raccogliere i venti per poter mandare la tua barca a una velocità stratosferica. Però. E dopo un po' di nuovo: e invece dimmi, hai mai studiato astronomia? Nasruddin: no. Che vita sprecata! Se l'avessi studiata avresti potuto, attraverso le stelle, guidarti e guidare i tuoi popoli in qualunque parte del mondo e orientarti ovunque tu ti trovi. Bene. E dopo un po' ancora va sempre da Nasruddin e gli chiede, con questo suo fare altezzoso: dimmi un po' tu, hai mai studiato oceanografia? E Nasruddin: no. Hai proprio buttato la tua vita. Se l'avessi studiata, avresti potuto riconoscere le correnti marine e con queste trovare cibo e guidare i tuoi popoli in posti migliori. Dopo un po' Nasruddin si muove verso la poppa della nave. E passando, quasi noncurante, vicino a questo personaggio, gli chiede: ma dimmi un po', hai mai fatto corsi di nuoto? E questo: ah, come avrei potuto? Ero impegnato a studiare ben altre cose più importanti. E Nasruddin: hai sprecato la tua vita, la nave sta affondando. Questo per farti capire che arriva un momento nella vita in cui bisogna mettere a frutto quello che si è imparato. Sai che cosa è accaduto e che cosa accade spesso? Che noto che ci sono tantissime persone che per lavoro fanno corsi. Quindi seguono corsi. Ovvero, ogni qualvolta che magari mi ritrovo come ospite da qualche parte o vado a seguire qualcosa, mi ritrovo sempre le stesse persone, sempre le stesse facce, a seguire a volte anche le stesse cose
e a scrivere sempre gli stessi appunti come se quelli che avessero fatto prima non fossero mai serviti. Addirittura c'è gente che paga due volte lo stesso corso per prendere gli stessi appunti, per fare le stesse cose, per rifare gli stessi esercizi, e quando gli chiedi ma perché stai pagando così tanto, a volte ti dicono ma per rincontrare gli amici e per farci una vacanza. Al che ti verrebbe l'idea, dice, ma non fai prima, invece di pagare 2, 3, 4 mila euro a un trainer per seguire le stesse cose, metterti d'accordo con gli amici e andartene in vacanza da qualche parte? No, non fa testo, perché il loro obiettivo è fare corsi, non imparare e cambiare la propria vita o migliorare la propria vita, ma fare corsi. Ora, di sicuro tu non sarai tra questi, ma una cosa voglio fartela fare, ti chiedo di fare un piccolo calcolo. E tra qualche istante ti chiederò di fermare un attimo il video e mentalmente di calcolare tutto ciò che hai speso per qualcosa che potesse essere servita o che tu credevi ti sarebbe servita per migliorarti. Quindi dai corsi, ai libri, agli ebook, a tutto ciò che hai pagato, ai, non so, ai videocorsi di autoaiuto, ai libri che hai potuto fare, ai corsi che hai potuto seguire, ma anche alle sedute dallo psicologo piuttosto che da un guaritore o piuttosto che da un maestro di qualcosa, o meglio ancora quando hai comprato qualcosa da ingerire, dei rimedi, delle pozioni, delle qualunque cosa che ti possa essere servito secondo te per migliorarti. Quindi mettici anche gli amuleti, mettici anche le pietre, le gemme, le collanine, qualunque cosa che secondo te ti sarebbe potuta servire, sarebbe stata estremamente necessaria in quel momento per poterti migliorare la vita. Ti chiedo di spegnere un secondo il video e fare questo calcolo e poi riavviarlo. Ci rivediamo tra qualche istante. Bene. Com'è andata? Che cifra ti è venuta fuori? Quanti zeri ha? 2, 3? O a volte 4? Ho sentito di persone che hanno speso decine, alcuni centinaia di migliaia di euro per il proprio autoaiuto, in corsi di formazione, in prodotti, in medicinali, in rimedi, addirittura a volte in sedute di guarigione o chissà cosa. Bene, a che cosa sono servite? Ora, quello che ti chiedo, tutto ciò che hai investito da quando sei nato a oggi, da quando hai iniziato magari a pensare alla tua crescita personale o solo al fatto che si possa migliorare la propria condizione di vita, perché già questo passaggio è importante, non molte sono le persone che arrivano a rendersi conto che la propria vita può migliorare. E già questo è il primo passaggio. Poi da lì inizia tutta una serie di ricerca e purtroppo si va a finire in quel marasma di informazioni, spesso estremamente commerciali, che non fanno altro che mirare a venderti qualcosa. E in quel momento, perché magari leggiamo una bellissima lettera di vendita oppure abbiamo un ottimo venditore, ci rendiamo conto che noi abbiamo estremamente bisogno di questa cosa, perché è la cosa migliore per noi. Ricordiamoci che quando si insegna corsi di vendita, la prima cosa che si insegna è crea il bisogno nella persona. Nel momento in cui è creato il bisogno, la persona avrà estremamente bisogno di quella cosa, qualunque cosa essa sia, quindi dovrà necessariamente comprarla. Ci sono tecniche manipolative per fare questo. E purtroppo ognuno di noi c'è cascato nella nostra vita, ne sono convinto. O se non c'è cascato, è stato fortunato. Ora, quanto abbiamo speso? E soprattutto, che cosa è cambiato? Di tutto quello che è stato speso, effettivamente, che cosa è cambiato? Quanto e quali di quelle cose che abbiamo comprato, in cui abbiamo investito, che c'erano estremamente utili in quell'istante, hanno davvero effettuato un cambiamento importante? Eppure posso dirti una cosa, ho visto e continuo a vedere tantissima gente, e ti posso garantire che malgrado queste persone hanno fatto, studiato, ristudiato, molte di loro, se non forse il 99% di esse, sono ancora in stati non positivi. Hanno ancora stati emotivi negativi, si fanno ancora
prendere da sensi di colpa, si fanno ancora prendere da scatti di rabbia o da momenti di tristezza, o in qualche modo non hanno ancora la loro vita che desiderano, in qualche modo attraversano questa vita non felici. E questo per me è un'assurdità, perché la felicità nella mia visione delle cose non è un obiettivo, ma è un mezzo, cioè la nostra macchina che ci porta attraverso questa vita, che, con cui ci guida nell'attraversamento di queste strade che poi vengono chiamate vita. Quindi noi dobbiamo essere felici qualunque cosa facciamo, dobbiamo essere in uno stato positivo all'interno di noi qualunque cosa facciamo. Questo dovrebbe essere il primo obiettivo da raggiungere. Poi che cosa ci facciamo nel mentre guidiamo, meglio, dove andiamo nel mentre guidiamo la nostra macchina di felicità? Quello può diventare un secondo obiettivo, ma innanzitutto dobbiamo trovare una sorta di equilibrio dentro noi stessi, e per trovare un equilibrio dentro noi stessi dobbiamo prima di tutto conoscerci, cosa che nella maggior parte dei casi è una delle più grandi utopie, perché meglio studiare fuori, meglio studiare mille cose fuori di noi e riempirci il tempo pur di non restare un po' con noi stessi. Spesso faccio una domanda ai miei allievi e chiedo: quanto tempo resti ogni giorno ad ascoltare te stesso? Pensaci. Quanto tempo dedichi a chiacchierare con te stesso, a nutrire, ad abbellire il tuo ambiente interno? Sai che cosa accade normalmente? Perdiamo la maggior parte del tempo, e a volte ce lo impegniamo apposta, in modo da stancarci e non avere un briciolo di tempo per stare con noi stessi. Ho conosciuto persone che si alzavano presto e si distruggevano durante tutta la giornata, andavano al lavoro, poi uscivano, andavano con gli amici, poi uscivano, andavano in palestra, andavano in palestra, facevano altro, per arrivare la sera così tanto distrutti che appena toccavano il letto si addormentavano. E sai perché? Perché se non si addormentavano, la loro parte interiore, il loro inconscio, la loro mente, chiamala come lo vuoi chiamare, il sé superiore, l'anima, lo spirito, quello che vuoi, dagli tu il nome che vuoi, ma quella parte che sta dentro di noi e che ci guida, se avesse avuto un attimo di lucidità della mente cosciente, gli faceva un culo così. Passami il termine, ma è quello che è vero. Quante persone conosci che fanno così? Io ne ho conosciute tante. E sono quelle persone che odiano stare da sole. Sono quelle persone che non sia mai restano un attimo da sole o senza far niente, entrano in crisi, panico. Perché, oddio, e adesso che cosa faccio? Sto da solo o sto da sola? Oddio. Ma nel momento in cui si conosce se stessi, è la persona più interessante con cui stare. La maggior parte delle persone che odiano stare da soli sono quelle persone che hanno ancora qualcosa da comprendere dentro se stessi. Anzi, sono quelli che hanno paura di se stessi. Perché dovrei aver paura a stare da solo? Paura di che? Paura che mi viene l'uomo nero? Paura che mi rapiscono? Paura che viene un terremoto e sto da solo? O paura che quello che sta dentro di me mi faccia quello che ho detto prima? Pensateci, che cosa vuol dire avere paura di stare da soli? Esattamente questo. Paura di conoscersi. Perché questo? Pensaci un attimo. Qual è la cosa più difficile da accettare? Non so se hai visto il film Matrix. Quando viene offerta a Neo la scelta tra due pillole, pillola rossa o pillola blu. Pillola rossa, vedrai il mondo come non l'hai mai visto prima d'ora, e ti renderai conto che quello in cui hai vissuto oggi era una marea di illusioni. Oppure pillola blu, dimentichi tutto questo e torni a vivere nel mondo in cui hai vissuto fino a oggi, continuando a vivere in quelle illusioni che ti sono state costruite ad hoc. Quindi, pillola rossa o pillola blu? Vuoi restare nel mondo delle illusioni in cui hai vissuto fino ad oggi? Oppure scoprire che c'è qualcosa di completamente diverso da questa Matrix che ci è stata creata attorno? Sai qual è la cosa più difficile della pillola rossa? Che devi prenderti delle responsabilità. E che non esiste più nessuno a cui dare la colpa lì fuori. Che non esiste più nessuno da andare a cercare lì fuori quando c'è qualche problema qui dentro. Pensaci,
Questo mondo ci ha addestrati a dare la colpa agli altri o a dare la responsabilità agli altri. È sempre stato così. E siamo stati addestrati a fare questo, a dare la responsabilità agli altri. Ci fa male qualcosa? Andiamo dal medico, perché presupponiamo che ci sia qualcosa di sbagliato nel nostro corpo e il meccanico, il medico, ci dà la pillolina che non risolve, ci toglie il dolore. Ma questo è un altro discorso, ci arriveremo. Abbiamo qualche problema qui dentro? Bene, non lo andiamo a chiedere a quella parte di noi, a quella parte interiore, quella di prima, che se restiamo da soli ci fa, ma lo andiamo a chiedere a qualcun altro, lo andiamo a chiedere allo psicologo, lo andiamo a chiedere al coach, lo andiamo a chiedere al counselor, lo andiamo a chiedere, si chiamano in vari nomi, insomma, tutti coloro che in teoria sanno meglio di te quello che tu hai qui dentro, solo perché l'hanno studiato sui libri. Uno che ha letto dei libri o che ha seguito degli insegnanti per qualche anno sa più di te di quello che sta qui dentro nella tua testa, presupponendo che tutti possano entrare in determinati schemi e in determinate logiche, che tutti siano più o meno uguali o si possano inserire in determinati gruppi, facendo scomparire completamente il concetto che ognuno è diverso dall'altro e che in qualche modo, essendo unici, non si possono applicare le stesse tecniche a tutti. Ma ovviamente non potrebbe essere così, poi per questo motivo, anche per la loro commercialità, è utile che tu gli diventi una rendita e quindi ci vada spesso e volentieri. Nell'andare avanti con questi video comprenderai che il miglior cliente è colui che non guarisce mai, perché così continua a spendere, ma ci arriveremo. Quindi ciò che voglio dirti è questo: e sei pronto a prenderti la responsabilità di te stesso, a prenderti la responsabilità delle tue azioni, a prenderti la responsabilità dei tuoi pensieri, a prenderti la responsabilità di tutto ciò che ti accade? Sei pronto a prenderti la responsabilità di quello che potrebbe accadere nel momento in cui tu ti evolvessi, tu ti risvegliassi, nel momento in cui tu diventassi felice? Attenzione, non è una cosa strana quello che sto dicendo. A volte ho incontrato persone che non potevano essere felici, perché se lo fossero state, c'era qualcuno magari in famiglia che ci sarebbe stato male, o sarebbe stato invidioso, o si sarebbe arrabbiato. Che strano il mondo. Quindi, attenzione, prendere la pillola rossa vuol dire tutto questo. Vuol dire dimenticarsi di dare la colpa agli altri, vuol dire prendersi tutte le responsabilità ed iniziare ad agire. Bella parola, l'azione. Ti faccio una domanda: di tutti i corsi che hai fatto, di tutte le cose che hai visto, gli ebook, i libri, i video, qualunque altra roba che tu abbia fatto, in cui alla fine hai preso appunti, hai studiato, hai fatto qualcosa e poi c'era qualcosa che il giorno dopo avresti dovuto cominciare a fare per cambiare la vita, perché fondamentalmente se tu segui un corso, leggi un libro o prendi un rimedio o fai qualunque altra cosa, non ti cambia la vita così con uno schioccare delle dita, vero o no? C'è sempre qualcosa che devi fare, c'è qualcosa, un modo diverso in cui pensare, un modo diverso da agire, qualcosa da fare anche grazie alle cose che hai imparato. Bene, ti faccio una domanda: quante delle cose che hai imparato sono ancora in azione adesso? Magari avrai imparato a superare determinate problematiche, avrai imparato a gestire le emozioni, avrai imparato a fare denaro, avrai imparato a fare chissà che cosa. Qualunque cosa tu abbia imparato per migliorarti personalmente, che ha magari funzionato per un periodo o forse il giorno dopo, la settimana successiva, hai fatto qualcosa, ma oggi sta ancora valendo e funzionando tutto ciò che hai imparato, oppure sei tornato come prima? Poniti questa domanda e datti una risposta. Pensaci, perché questo è quello che ho visto in oltre 20 anni ormai di presenza nel mondo della formazione. Gente che faceva e poi alla fine di veri cambiamenti ne ho visti davvero pochi. Pochi. Purtroppo è quello che accade quando ci sono i grandi mega corsi con migliaia e migliaia di persone, con i grandi leader che cambiano, che hanno cambiato il mondo, che hanno fatto tutto. Sai che succede? Che se ci sono 10.000 persone, 5
gli cambia la vita. Le altre 9.995 scompaiono. Quei 5 faranno un casino della Madonna e gli diranno grazie a lui mi ha cambiato la vita, bla 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 bla. Ma tutti gli altri scompaiono e finiscono nel limbo, anzi, iniziano forse a far parte di quelle persone che faranno corsi, che continueranno a fare corsi su corsi su corsi nella speranza che pure a loro un giorno, come per magia, gli si svegli un lampino dentro, una lampadina dentro e le cose cambino così, come con una bacchetta magica di Harry Potter. Beh, posso dirti una cosa? Purtroppo non funziona così. Purtroppo non ci sarà nessuno lì fuori, né un trainer, né un libro, né un rimedio, né uno sciamano, né un guaritore, né io, che potremo farti e darti quella scintilla. Quella scintilla deve accendersi, quella lampadina deve accendersi all'interno di te. Quella lampadina si chiama consapevolezza. E l'unica cosa che posso fare io da qui è raccontarti la mia storia per farti comprendere come ho raggiunto la mia consapevolezza e magari darti quegli strumenti affinché tu, passando all'azione, attenzione, passando all'azione, non ascoltandomi, ma facendo tu, potrai raggiungere quella consapevolezza. E sai cosa accade quando la raggiungi? Tutto ti sembra diverso. Tutto ti sembra diverso sin dall'inizio. Ti sembrerà assurdo quello che pensavi prima. E otterrai delle azioni, dei comportamenti completamente diversi, perché cambieranno i tuoi pensieri. I tuoi pensieri saranno nuovi, si creeranno nuovi sinapsi all'interno della tua mente. Ma sono cose che non posso darti io. Io posso darti degli spunti. Sarai tu che dovrai passare all'azione. Quindi, ti dico, se vorrai seguire questo corso, questi video, come magari tante altre persone hanno fatto, che l'hanno semplicemente seguito e poi non hanno fatto niente, bene, sappi che questo sarà l'ennesimo video di autoaiuto che non sarà servito a nulla, che non sarà servito a nulla. Se invece passerai all'azione, bene, questo potrebbe essere per te l'ultimo video di autoaiuto, l'ultimo corso di crescita personale, l'ultimo video in cui qualcuno da fuori cerca di darti delle informazioni e delle conoscenze per migliorarti te da dentro. Ma per fare questo devi prima essere un iniziato. Devo darti un'iniziazione. Ne abbiamo parlato all'inizio di questo video. C'è bisogno, affinché tu possa entrare in questo gruppo ristretto di queste persone illuminate che seguiranno questo percorso nuovo di consapevolezza, hai bisogno di un guru che ti faccia un'iniziazione. Bene, adesso devo elevarmi a guru e dovrei farti un rituale, magari con delle robe, candele, qualche cosa strana, dovrei farti fare un balletto, accenderti delle luci, non lo so in genere come si fa per un'iniziazione, affinché tu ti possa convincere che tu sia un iniziato, e quindi così sentirti parte di un gruppo ristretto, e quindi sentirti più importante, ed essere pronto a essere meglio manipolato a scopi commerciali. Ma questo è un'altra storia. Non è di questo di cui voglio parlare. Ma pensiamo alla parola iniziazione. Pensiamo alla parola iniziazione, che spesso viene utilizzata appunto a scopi manipolativi. Cosa vuol dire iniziazione? Scindiamola. Inizia l'azione. Quindi l'iniziazione non è altro che un iniziare una nuova azione. Ci avevi mai pensato? Pensa un po' come è stata stravolta questa parola nei secoli per poter in qualche modo manipolare le masse e farle sentire iniziati a chissà che cosa. L'iniziazione di cui ho bisogno è un tuo impegno. Un impegno a impegnarti, a seguire magari tutto ciò che avrò da dire nei prossimi video. Soprattutto a non crederci, ma a metterli in azione. E poi, in qualche modo, ad agire in maniera concreta. Ci arriveremo a mano che andremo avanti, come poter fare e in che modo poter cambiare le cose. Ricordo una cosa, uno dei modi migliori per poter migliorare questo mondo ormai in declino è quello di iniziare a pensare non soltanto per noi stessi, ma anche per gli altri.
C'è chi ci vinse un premio Nobel e ci hanno fatto anche un film, Beautiful Mind, in cui studiò una teoria per cui il modo migliore per raggiungere un obiettivo è trovare l'azione che abbia il miglior risultato per noi e per il gruppo. Quindi non soltanto per noi stessi, a discapito di tutti gli altri, ma per noi e per gli altri. Inizia, e ti lascio già questo primo compito in questo primo video. Inizia a ragionare quando fai una scelta chiedendoti qual è la cosa migliore da fare che dia il miglior risultato per te e per gli altri. Non soltanto per te, perché ricorda che nel momento in cui tu farai qualcosa per te a discapito degli altri, o che in qualche modo potrebbe essere dannoso per qualcun altro, o comunque non vantaggioso anche per qualcun altro, stai creando già un modo per creare una sorta di distonia all'interno del tuo apparato vibrazionale, all'interno del mondo in cui vivi, all'interno delle tue relazioni, all'interno di tutto. Quindi fa sempre in modo che la cosa sia la più giusta per te e per gli altri. E negli altri sai che ci metto anche l'altro te stesso. Ragionaci, stai per mangiarti un enorme maritozzo con la panna. Lo vuoi mangiare perché sai che è la cosa migliore per te in quel momento, ma per gli altri che cosa cambia? Tu dirai, beh, per il barista è buono perché guadagna qualche soldo, per gli altri non cambia niente, e per l'altra parte di te? Quella che poi magari si sente in colpa perché ha mangiato questa enorme fonte di calorie, o quella che poi magari si sente male perché era già piena e gli hai dato un'ulteriore botta alla tua pancia, al tuo stomaco? Anche quella parte di te rientra tra gli altri. Quindi comincia a pensare a te, al tuo te stesso interno e al mondo circostante. Questo è il primo compito che ti lascio. E questa è la tua iniziazione. Ora sei stato iniziato e fai parte di quel gruppo di persone che è pronto a fare il proprio salto quantico. Alla prossima.